Ciao a tutti, miei fedeli seguaci. Pronti per una nuova dose di gossip e storie d'amore? Oggi ci tuffiamo nel mondo di Temptation Island, ripercorrendo le storie di quelle coppie che hanno fatto battere il cuore dell'Italia intera. Eh sì, proprio quelle coppie che, tra falò roventi, dubbi e tentazioni, sono riuscite a trionfare, uscendo insieme, più innamorate di prima. Avete presente quelle storie che ti fanno tornare a credere nell'amore vero, quello con la A maiuscola? Ecco, oggi ne rivivremo alcune tra le più belle. E non dimenticate, mi raccomando, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale per non perdervi neanche un minuto di gossip e novità dal mondo dello spettacolo. Iniziamo subito con una delle coppie più amate di sempre, Alessandra De Angelis ed Emanuele D'Avanzo. Ve li ricordate? Bellissimi, giovani e innamoratissimi, ma il loro percorso a Temptation Island nel 2015 non è stato tutto rose e fiori, anzi, tra dubbi, scenate di gelosia e momenti di tensione alle stelle, sembrava proprio che la loro storia fosse destinata a finire. E invece no. Alessandra ed Emanuele ci hanno dimostrato che quando l'amore è vero, ogni ostacolo può essere superato. Hanno lasciato il programma separati, è vero, ma il loro legame era più forte di qualsiasi tentazione. E a pochi mesi dal falò finale, ecco la proposta di matrimonio da favola. Un matrimonio da sogno nel 2016, circondati dall'affetto di parenti e amici. Da allora Alessandra ed Emanuele hanno costruito una famiglia meravigliosa, con ben 4 splendidi bambini. Oggi sono una delle famiglie più amate e seguite sui social, una vera e propria testimonianza che la felicità esiste, e come se esiste. E che dire di Valentina De Biasi e Oronzo Carinola? La loro partecipazione a Temptation Island nel 2018 è stata un vero e proprio terremoto. Chi di voi può dimenticare le scenate memorabili di Valentina e le scappatelle di Oronzo nel villaggio dei single? Tra alti e bassi, dubbi e ripensamenti, Valentina e Oronzo sembravano essere arrivati ad un punto di non ritorno. E invece, colpo di scena. Al falò di confronto finale tra le lacrime e i rimproveri, è scattato il bacio della riconciliazione. Valentina ha deciso di dare un'altra possibilità al loro amore e Oronzo, visibilmente pentito, ha promesso di riconquistare la sua fiducia. Da quel giorno, Valentina e Oronzo hanno scritto un nuovo capitolo della loro storia d'amore, fatto di complicità, risate e tanto, tantissimo amore. E la nascita della loro bambina ha coronato il loro sogno d'amore. Oggi Valentina e Oronzo sono una coppia affiatata e innamorata, seguitissimi sui social per la loro simpatia travolgente e la loro spontaneità. Come terza coppia abbiamo Raffaela e Andrea, un amore da favola. Preparate i fazzoletti, perché la storia di Raffaela Giudice e Andrea Celentano è di quelle che ti sciolgono il cuore. La loro partecipazione a Temptation Island nel 2018 ci ha fatto emozionare e sognare ad occhi aperti. Mi ricordo ancora la dolcezza disarmante di Raffaela e la timidezza di Andrea. Una coppia semplice e genuina che ha conquistato l'affetto del pubblico fin dal primo istante. Il loro percorso nel programma, però, non è stato privo di ostacoli. Anzi, i dubbi e le paure hanno messo a dura prova il loro amore, facendoci temere il peggio. Ma Raffaela e Andrea hanno dimostrato a tutti che la fiducia e la complicità sono le colonne portanti di un amore forte e duraturo. Hanno affrontato le tentazioni a testa alta, senza mai smettere di pensare l'uno all'altra. Nel 2021, Raffaela e Andrea si sono sposati con una cerimonia da sogno, coronando il loro sogno d'amore. Oggi sono più innamorati e uniti che mai, un esempio per tutte le coppie che credono nell'amore vero. Capitolo 4. Giorgetta e Davide. La forza dell'amore che vince su tutto. La storia di Giorgetta Polizzi e Davide Tresse è la dimostrazione che l'amore vero può davvero superare qualsiasi ostacolo, anche i più impervi. La loro partecipazione a Temptation Island nel 2016 ci ha fatto conoscere una coppia forte e affiatata, ma la vita ha messo a dura prova il loro amore.
Dopo il programma, Giorgetta ha dovuto affrontare una battaglia durissima contro la sclerosi multipla. Ma Davide non ha mai mollato, anzi, le è sempre stato accanto, con amore e dedizione, dimostrando al mondo intero cosa significa amare davvero una persona, nel bene e nel male. Insieme hanno affrontato le cure, le difficoltà e le paure, senza mai perdere il sorriso e la voglia di vivere. Nel 2019, come in una favola a lieto fine, Giorgetta e Davide si sono sposati con una cerimonia emozionante che ha commosso l'Italia intera. La loro felicità è stata poi completata dalla nascita della loro bambina, un miracolo che ha riempito le loro vite di gioia. Oggi, Giorgetta e Davide sono un esempio di forza e di coraggio, una vera e propria fonte di ispirazione, che ci insegna che l'amore vero può superare qualsiasi ostacolo. Capitolo 5. Teresa e Salvatore. Un amore a prova di temptation. E per concludere la nostra carrellata di coppie indimenticabili di Temptation Island, ecco a voi Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo. La loro partecipazione al programma nel 2015 è stata breve ma intensa, come un espresso al bar. Ricordo ancora il loro arrivo a Temptation Island. Teresa, bellissima e determinata, e Salvatore, innamorato perso della sua Teresa. Tra loro, un'attrazione palpabile, una di quelle che si vedono raramente. Eppure, qualcosa ha iniziato a scricchiolare fin da subito. La gelosia di Teresa, la voglia di Salvatore di dimostrare la sua fedeltà, le continue discussioni hanno messo a dura prova il loro amore. E così, dopo pochi giorni, la decisione di lasciare il programma insieme. Un addio inaspettato, che ha lasciato tutti a bocca aperta. Lontano dalle telecamere, hanno ritrovato la serenità e la complicità di un tempo. Oggi Teresa e Salvatore sono più innamorati che mai, mostrando a tutti che l'amore vero esiste, anche se a volte bisogna lottare per farlo trionfare. E anche per oggi abbiamo finito! Che ne dite? Vi sono piaciute le storie di queste coppie? Io le trovo davvero emozionanti. Ci hanno dimostrato che l'amore vero può superare ogni ostacolo, anche le tentazioni più pericolose di Temptation Island. E voi, quale coppia preferite? Fatemi sapere nei commenti. Non dimenticate di mettere un bel like al video se vi è piaciuto e di iscrivervi al canale per non perdervi le prossime storie d'amore, gossip e curiosità dal mondo dello spettacolo. Grazie per aver seguito Gossip Diva. Un bacio a tutti e alla prossima!